sono diverse ragioni per cui la disinformazione è diffusa, specialmente tra i giovani. I giovani utilizzano tanti canali comunicativi diversi e spesso questi canali comunicativi non collimano con l'informazione di qualità, nel senso che è difficile vedere i giovani, per esempio, che leggano il giornale o che addirittura che guardino un telegiornale. Siamo degli studenti perché frequentiamo l'Università Statale di Milano di Scienze Politiche e abbiamo iniziato questo progetto di video su YouTube con l'intento di fare un po' di informazione. Per scherzare ho detto, ma guardo un po' YouTube, è così bello, potremmo quasi fare dei video per muovere le idee. E Luca fa, ah sì, effettivamente non è una brutta idea. Facciamo. E ci siamo accorti che effettivamente non era affatto una brutta idea. Il Parlamento al mondo che ebbe poteri reali fu quello inglese, che era ed è tutt'oggi costituito da due camere. Una è la Camera dei Lord, che rappresenta la classe nobiliare. Quindi ci è venuta l'idea di poter fare qualcosa di utile su YouTube, visto che spesso, diciamo, la gente va su YouTube non tanto per informarsi, ma più per svago. Una grande potenzialità di YouTube è che parte da tutti e può arrivare a tutti, è un mezzo gratuito, è la voce di chiunque abbia una telecamera, può mettersi lì, girare un video e farlo. E noi abbiamo detto, siccome è abbastanza saturo di intrattenimento, a volte anche di bassa lega, abbiamo detto, cerchiamo di fare qualcosa di più serio, magari. Di più impegnato. Visto che ce n'è la possibilità, esatto. Lo Stato Islamico, o ISIS, come viene più comunemente chiamato, è un gruppo terroristico di recente formazione, attivo principalmente nei territori della Siria e dell'Iraq. L'espressione muovere le idee è di Piero Gobetti, che era un intellettuale antifascista. Lui l'aveva scritta in una lettera alla futura moglie Ada, in cui diceva che il suo intento era, con il suo lavoro intellettuale, di muovere le idee in questa stanca Torino, diceva lui. L'Unione sta chiedendo agli stati più in difficoltà di risanare i loro bilanci tagliando le spese. Sarete tutti d'accordo che questo è un coltello molto speciale. Accade questo. Più la politica peggiora, più i cittadini si disinteressano dalla politica. E più i cittadini si disinteressano dalla politica, più la politica peggiora. Il nostro intento è di offrire a chi ci segue l'opportunità di avere uno strumento nel nostro piccolo per comprendere la politica, le sue dinamiche, i dibattiti che si fanno anche in televisione, e per sapere, per una volta quando vanno a votare, per avere gli strumenti per fare un voto consapevole. Ci vediamo alla prossima. Muovete le idee!